Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per me è venerdì 3 febbraio. Stamattina ci siamo svegliati con una nebbia proprio fitta. Di solito, cioè in questi giorni c'è stato sempre il sole, per fortuna, però faceva molto molto freddo, ma almeno con il sole già si ragiona. Invece stamattina ci siamo svegliati proprio con una nebbia, che ancora cioè adesso sono le 11 e mezza e ancora c'è. Di solito andava via in tarda mattinata, però ancora è qui. Speriamo vada via. Comunque, allora oggi niente, passeremo una giornata tranquilla qui a casa. Tra poco torna anche mio marito dal lavoro e usciremo domani che è sabato, magari in mattinata, perché poi a pranzo vogliamo andare a mangiare al giapponese, che da un bel po' che non andiamo a mangiare il sushi e dato che ci piace un sacco vogliamo andare a mangiarlo, quindi usciremo magari in mattinata. Voglio passare anche da Pepco perché è da un sacco che non ci vado. E in caso comunque vi porto con noi anche nella giornata di domani, così vi faccio vedere, oppure se acquisterò qualcosa vi mostrerò. E voglio prendere da Pepco una tazza trasparente con i cuoricini in vetro. E è da un po' che la vedo questa tazza, però non l'ho mai presa. Invece stavolta voglio prenderla. Sicuramente domani non c'è, perché tutte le volte che ci vado la vedo, ma non la prendo mai. Invece ora mi sono decisa di prenderla, quindi speriamo di trovarla. Comunque, per pranzo andrò a preparare una pasta con l'averza e gamberetti. Di solito si fa con le zucchine, però dato che le zucchine non sono di stagione, costano 3 euro al chilo, mi sembra, costano un sacco. E non hanno sapore, la faccio con la verza che invece è una verdura di stagione, costa poco e vi dico, con una verza, cioè, ho fatto un sacco di ricette perché adesso faccio la pasta. Avevo fatto gli involtini di verza con un ripieno di pangrattato e mortadella e avevo fatto anche le ricette di venerdì scorso che sono uscita appunto su Una favola in cucina sul mio canale di cucina e insomma con una verza ho fatto tantissime cose, quindi dura tantissimo e costa poco. Poi stasera voglio preparare invece, cioè abbiamo in previsione il Danubio, perché dovete sapere che a mio marito piace un sacco, quindi se una settimana non lo faccio, quella dopo lo devo fare assolutamente, quindi stasera Danubio, dopo pranzo magari mi metto ad impastare il tutto. Comunque, in caso vi lascio la ricetta giù in descrizione perché l'avevo preparato insieme a voi sempre su questo canale l'anno scorso ed è veramente buonissimo, cioè fatelo perché davvero è molto molto buono. E io lo farcisco con mortadella e mozzarella, però potete metterci quello che volete. Comunque, adesso vi faccio vedere anche la preparazione della pasta con verza e gamberetti. Secondo me verrà buonissima. Non l'ho mai fatta, ecco, la prima volta, però secondo me sarà molto buona. Invece ieri pomeriggio ho preparato la pignolata calabrese è un dolce che facciamo appunto in Calabria e durante il periodo di carnevale. So che ci sono altri paesi sempre giù in Calabria che preparano questo dolce anche per Natale, però diciamo nel mio paese si fa di carnevale. Adesso ve la faccio vedere. Allora, eccola qua. Questa qui l'ho lasciata, diciamo, asciutta, senza niente, perché di solito si farcisce o con il miele o con il cioccolato fuso, oppure così, magari con un po' di zucchero a velo. Però ne ho lasciata metà così, senza niente, perché a mio marito piace senza niente, e metà l'ho fatta invece con il miele. Comunque è molto molto buona e fritta. Diciamo che somigliano agli struffoli che fanno
fanno in Campania, se non sbaglio, nel periodo di Natale. Però noi la chiamiamo pignolata e la facciamo nel periodo di Carnevale. E qualcuna di voi anche su Instagram mi ha scritto che anche in Sicilia si fa nel periodo di San Giuseppe. Comunque ogni paese, ogni regione ha, diciamo, le proprie tradizioni ed è bello scoprirle. Quindi in caso fatemi sapere voi quando preparate questo dolce. Comunque ieri mi sono proprio rilassata a preparare la pignolata, mi piace un sacco fare i dolci di carnevale e vorrei fare anche le chiacchiere, però vediamo perché di solito li faccio con la macchinetta sfogliatrice, non li faccio io col mattarello perché vengono meglio, ecco, con la macchinetta e vengono molto più leggere, più friabili. Però la macchinetta non ce l'ho più perché si è rotta, quindi ne devo comprare un'altra. E quindi vediamo in caso, cioè per la prossima settimana vorrei fare una ricetta per il mio canale di cucina, però la voglio fare al forno. L'avevo già fatta l'anno scorso, infatti già trovate una ricetta. E invece quest'anno li voglio preparare al cioccolato, quindi con l'impasto al cioccolato. Vediamo che cosa verrà fuori, ecco. Comunque, mi metto a cucinare perché si è fatta ora, tra poco torna mio marito, quindi mi metto a preparare la pasta. Allora, ecco qui la verza, l'ho tagliata a pezzettini, come avete visto, l'ho lavata. Poi in una padella sono andata a mettere un filo d'olio, un pizzico di peperoncino. Io quando faccio la pasta con il pesce, un pizzico di peperoncino lo metto sempre perché secondo me ci sta benissimo. E poi un po' d'aglio. Adesso faccio rosolare per qualche minuto così nell'olio e poi vado ad aggiungere un po' d'acqua, altrimenti la verza si brucia. E copro e lascio cuocere. Allora, ecco qui la verza cotta. E prima comunque l'ho già salata, mi sono dimenticata di dirvelo. Adesso ne vado a frullare metà con il frullatore per formare una cremina, quindi metà la lascio intera e metà la frullo. Poi vado ad aggiungere i gamberetti e per i gamberetti basta veramente qualche minuto e sono cotti, quindi faccio insaporire un po' tutto. Potrei cuocere i gamberetti in un'altra padella e sfumarli con il vino bianco, però io preferisco metterli direttamente qui così si insaporisce un po' la verza e dopo vado a cuocere la pasta.
Comunque ne ho assaggiata un pochettino ed è buonissima, cioè veramente si sente anche quel pizzico di peperoncino che ci sta veramente bene e si sente soprattutto il gusto dei gamberetti. Sapete cosa sembra? Sembra il ripieno degli involtini primavera, giapponesi o cinesi. Sembra quello, mi piace un sacco davvero. Comunque vi faccio vedere anche la pignolata che ho fatto al miele, questa. E vabbè, si è asciugato, diciamo, però è questa qui. Noi non usiamo mettere le palline colorate, la facciamo così semplice. Comunque devo lavare assolutamente il forno perché è un pochettino sporco. Infatti qua ci sono alcune macchioline e lo laverò sicuramente la prossima settimana. Ed eccola pronta. Allora, ho terminato la cottura aggiungendo un po' d'acqua di cottura della pasta, poi ancora un filo d'olio ed eccola qui, sembra buonissimo. Non mi ricordo se l'ho detto, comunque ho aggiunto anche il prezzemolo perché comunque ci sta molto bene. Buongiorno, allora io sto preparando il caffè oggi e il giorno dopo, così tra poco usciamo perché c'è una bellissima giornata di sole.
California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold, you're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold, you're so damn cold. I bet you're cold, you're so damn cold. Allora, rieccomi, siamo appena rientrati a casa. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso da Pepco, perché ho preso qualcosina. E comunque ci sono dei prezzi veramente ottimi da Pepco, cioè costa tutto pochissimo. E infatti ho preso 5 cosine, adesso ve li mostro. Poi siamo pienissimi perché siamo andati a mangiare il sushi. E quindi ci siamo proprio riempiti, e infatti stasera abbiamo qualche pezzettino di Danubio che è rimasto da ieri sera, e quindi mangeremo quello, quindi non devo cucinare. Comunque vi faccio vedere le cosine. Allora, vi faccio vedere prima i detersivi che ho preso oggi, perché siamo andati anche da Happy Casa. E allora, ho preso questo qui, gel con candeggina, e lo vorrei utilizzare per pulire il bagno, vediamo come mi trovo, il CIF. E poi ho preso questo qui, Ace VC gel candeggina fresco lime, quindi vediamo un po', non l'ho mai provato questo, mi sembra, poi vi faccio sapere. Allora, vi faccio vedere invece quello che ho preso da Pepco. Ho preso questo set di tovagliette in plastica per la colazione, ce ne sono 4. Sono verde pastello, anche se mi sembra che dal video sembrano grigie, però in realtà sono verde pastello, e le ho pensate comunque per la primavera. Questo colore secondo me è molto carino. Comunque queste qua le ho pagate 1,30 €. Poi abbiamo preso sempre un altro set di tovagliette, queste sono così, ce ne sono 2, e queste qua le ha volute mio marito, quindi io non c'entro niente stavolta, e sono costate, non lo trovo, 3 €, giusto? Sì, 3 €, comunque sono molto carine. Poi questo sottopentola, così in sughero, con questi disegni molto carini. E questo qua l'ho pagato 1,80 €. Molto molto bello, lo metterò in cucina sicuramente da qualche parte. Poi ho preso questo tagliere in plastica piccolino, sempre sul verde pastello. C'erano anche rosa, però io l'ho preso verde, e questo qua è costato 80 centesimi. C'erano un sacco di giotoline rosa, verdi, molto molto carine. E poi per finire
Per finire ho preso questa tazza, mi piaceva un sacco, quindi l'ho dovuta prendere per forza perché è troppo carina, a parte che il colore è bellissimo, sempre verde pastello. Come avete notato, mi piace il verde pastello. Comunque non si può mettere né in lavastoviglie né nel microonde, quindi la laverò a mano. E comunque è proprio carina. Questa qua è costata 5 euro, sì. E mi piace molto. Ovviamente quella tazza che vi dicevo prima, che vi dicevo ieri, quella trasparente con i cuoricini, cioè quella in vetro, non l'ho trovata, non c'era, e quindi ho preso questa. E pazienza, quella era molto carina, però va bene così. Comunque questo qui era tutto. Quindi adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo. Se vi va vi aspetto come sempre giù nei commenti e ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video. Ciao!